Buongiorno Mario. Buongiorno a tutti. Il buongiorno, che insomma è arrivato da poco dalle tue parti, no? Con questa voce coccolosa, no? Sembrava. No, sono un po' raffreddato. Anch'io. Un po' costipato. Questi viaggetti, insomma, lasciano sempre qualche strascico. Poi sai, cominciamo a scoprirci, poi però ci beffa il venticello freddo all'ombra, è un macello. No, ma ecco che adesso mi metto subito in forma. Molto bene, caro Mario. Insomma, Kevin ha deciso di operarsi con il chirurgo di Cristiano Ronaldo. Questo ci raccontano oggi i quotidiani. Hai capito? Noi ieri parlavamo dei luminari italiani. E però, insomma, ma mai Ronaldo si è fatto il crociato, scusate? Non lo so, in realtà. Però dice che per si è un altro tipo di infortunio. Ok, scusate. Credo a, non mi ricordo a cosa. Vabbè, comunque, evidentemente è molto bravo. Sì. Lo opereranno martedì prossimo, insomma, ieri ha pensato a Trigoria. In bocca al lupo, perché se lo merita. Devo dire sì, se lo merita tutto. E mentre c'è il Corriere dello Sport che oggi inneggia al capitano Totti, pensaci tu, si torna sempre alla stessa frase, sempre ciclicamente là. Che vada bene o che vada male il campionato, alla fine no, l'urlo è sempre quello. Noi però prima di insomma approfondire in casa Roma andiamo, sì stai buono caro Grasselli, andiamo a parlare invece di Europa, perché ovviamente ci sono ancora delle squadre in Europa League, visto che dopo la Champions è stato un putiferio anche di commenti su Balotelli, il Milan è un macello. Europa invece che questa sera vedrà in campo Fiorentina, Juventus e Napoli. Quindi. Peccato che c'è Fiorentina Juventus. Peccato. Perché secondo te ne portavamo avanti tre? Sì. Tranquillamente. Anche secondo avevamo me la possibilità di portarne avanti tre. Infatti quando è uscito il sorteggio ci sono rimasto un po' male. Per carità, per lo spettacolo sarà bellissimo, però a questo punto avrei preferito, no? Averlo più magari sarebbe avanti. Ecco, sarebbe arrivata più avanti. Sarebbe potuto essere una bella semifinale. Devo dire anche per il livello delle due squadre, credo che vederne fuori una delle due è un vantaggio sicuramente per le altre, che si sono secondo me fregate le mani, no? Quando hanno visto Juventus e Fiorentina che si elimineranno o tenteranno di farlo una contro l'altra. Secondo me, ripeto, le italiane hanno grandi possibilità qualora giochino l'Europa League con la mentalità giusta e con la grinta e la forza necessaria, hanno la possibilità di fare bene, di fare molto bene in Europa League. Io credo che siano le favorite, secondo me la Juventus è la favorita per vincere l'Europa League, poi vengono dietro il Napoli, il Tottenham, se non ricordo tutte le altre, anche il Porto che sfida il Napoli, ecco, non è una squadra da buttare, ma non è più il Porto c'è degli anni roba, passati. C'è poca roba, Mario. C'è poca roba, quindi speriamo insomma che le italiane possano arrivare davvero in fondo. Il mio sogno è una finale tutta italiana. Probabilmente però, questo potrebbe essere addirittura per la Juventus forse l'ostacolo finale più. La finale tutta italiana vuol dire che Juventus-Napoli, quindi sì, calma, quella. Poi qualora ci fosse la finale quella. Juventus-Napoli. E poi so che immagino tutte le premesse di quella partita. Sì, calma. Perché sarebbero gli occhi dell'Europa, dice, addosso. No, ma voi immaginate soltanto una finale con degli incidenti. Sarebbe una cosa clamorosa, un autogol clamoroso per l'Italia. Infatti, occhio anche ad augurarsela sta finale. Intanto vediamo come vanno questi turni. No, intanto pensiamo. Auguriamocela, poi insomma... Speriamo che i tifosi siano responsabili. Speriamo. Di solito poi quando i tifosi italiani sono controllati dalla UEFA, che ha delle regole ben precise e delineate e chiare sui suoi regolamenti sia sportivi che diciamo etici, gli italiani li rispettano. Devo dire che anche i tifosi del Milan, ultimo esempio, che sono andati a Madrid, si sono comportati tutti in maniera molto molto civile. Intanto lo vedremo stasera, perché anche il test Fiorentina nel settore ospite dello Juventus Stadium non sarà un test. Ma guardate che con la UEFA con la FIFA no, perché ci sono le nazionali, quindi è molto difficile, insomma, anche la FIFA ad esempio quando ci sono gli episodi di hooligans, insomma, è molto molto severa. La UEFA ha maggior ragione. Dal punto di vista tecnico, questa partita potrebbe essere uno degli ostacoli più alti proprio per la Juve in vista della finale. Rispetto alla partita del campionato, peraltro, analizzavamo con Vale di come i cambi di formazione, che non sono pochi, avvantaggino un pochettino la Fiorentina, che già, solamente con gli episodi, perché poi dal punto di vista della prestazione la Juve l'ha schiacciata la Fiorentina, però per episodi, il gol di Diakité che non è stato dato, la traversa di Matos, poteva anche strappare un 1-1. Oggi la Fiorentina recupera Borja Valero, toglie Diakité, torna al 3-5-2, mette Matri, che è sicuramente meno forte ma più in forma di Gomez, Ilicic alle spalle, dall'altra parte la Juve
non a Tevez, perde Tevez, rinuncia a Lichtsteiner, rinuncia a Barzagli e sostituisce Pogba con Pirlo. Questo poi insomma non è un downgrade. Questo non cambia molto, secondo me Tevez pesa molto nell'economia della Juventus. Credo anche che la partita di campionato secondo me è stata poco indicativa per la partita di stasera, perché la Juve ha giocato un po' con un po' così, forse quasi sicura di molto tranquilla, non dico sicura di vincere, ma non mi è sembrata la Juve affamata ad esempio di Milano, soprattutto nel secondo tempo. La Fiorentina non ha giocato proprio a pallone quella partita, è stata remissiva, insomma un atteggiamento molto strano che non avevo mai visto in una squadra di Vincenzo Montella. Secondo me il ragionamento che ha fatto Montella in quella occasione è stato un ragionamento molto semplice. Il campionato è la prova generale per l'Europa League. Vediamo quanto reggiamo allo Juventus Stadium, vediamo fino a che punto siamo in grado di reggere la pressione della Juve, che è cannibale in casa, e poi c'è il ritorno. È chiaro che poi insomma quella prova generale senza alcuni interpreti ha dato un determinato tipo di risultato, che oggi ad esempio con l'ingresso di Borja Valero, con il cambio non so Madri Gomez, potrebbe dare anche altri frutti, perché no? È diverso poi l'impatto che c'hai anche mentalmente tra campionato ed Europa, perché oggi un gol della Fiorentina vale doppio, è ovvio, vale doppio, nel senso poi in caso di pareggio ricordiamo sempre il regolamento, perché molti non lo sanno. È vero, è stata che pensavano che Roma-Napoli fosse finita in 3-4, per dire, quella è andata lì. La gente che non sa ancora il regolamento delle coppe europee, io la impalerei da qualche parte, nelle coppe in generale. Bene, molto bella, serenità. L'anno scorso stavo vedendo, ero all'estero, ma stavo vedendo Real Madrid Borussia Dortmund, no? La semifinale di ritorno. No, anzi ero a Milano, che l'andata finì 4-1, non mi ricordo. Sì, 4-1. Ecco, 4-1, e il Real Madrid al ritorno vinse 2-0, se non con, non ricordo se... No, Compagnoni impazzì o Treviso... Compagnoni impazzì. Sì, Compagnoni. Ramos! E noi, io ero con un altro amico a vedere la partita ed eravamo, diciamo, cavolo, allora se segna il 3-0 il Real Madrid passa. E un signore sul divano, del quale non faccio nome e cognome, disse: no, vanno i supplementari. Abbiamo perso completamente la testa, lo stavamo cacciando di casa. Ragazzi, era convinto che già sul 2-0 si andava ai supplementari, no, valeva doppio quello dell'andata. Quasi cacciato di casa. Mamma mia. Bene, messo sullo zerbino, tempo zero. Ricordate l'aggregate, in caso di parità nell'aggregate, allora vale il discorso di quello in trasferta. Ma si scherza, si vuole. Hai fatto però bene a puntualizzare, altrimenti effettivamente chi è meno informato non ci capisce più nulla, ecco. Comunque quello che volevo dire è che secondo me questa sera ci sarà partita, ma ci sarà partita, e le quote dicono 1,40, 4,60 al pari, 7,25 la Fiorentina. Per me sono sbagliato, perché le quote secondo me sono molto influenzate dall'andamento in campionato e sono molto influenzate dall'ultima partita. È chiaro che se guardiamo davvero l'ultima partita, le quote secondo me sono giuste, cioè nel senso che devono pendere dalla parte della Juventus, ma per il discorso che abbiamo fatto in apertura, che comunque la Juventus non avrà Barzagli, non avrà Pirlo, non avrà Tevez, però non le vedo così, no? Non ci sarà Lichtsteiner, no? Pirlo c'è, non gioca Pogba, però evidentemente. Non c'è questa così, così, così ampia, secondo me. E poi Borja Valero sarà utilizzato questo termine politico, ma no, ci mancherebbe. Il Renzi, ci mancherebbe, esatto. Nuovo Renzi. Le hanno dato del venditore di pentole, peraltro. Cioè le hanno, non a lei. Ah, grazie, mi stavo preoccupando, già stavo chiamando l'avvocato. No, Renzi, le hanno dato del venditore di pentole. Lo so. Baffo da crema. Vabbè, ma ormai lo sapete, io ormai. Vabbè. Io non so, poi a prescindere da come la si pensi, insomma. Speriamo bene questa. La gara all'insulto a me non mi piace. Siamo d'accordo. Su questo. Osvaldo in panchina. È perché Conte sceglie il 4-3-3, quindi finalmente dice: oh, finalmente c'ho qualche due esterni, faccio 4-3-3. Oppure è perché ci sono le gerarchie e quindi per quello gioca Giovinco? Questa è una bella domanda. Perché Osvaldo è migliore di Giovinco,
insomma, più o meno. Beh, dal punto di vista, se parliamo di figurine, sì, è migliore dal punto di vista tecnico, però bisognerebbe vedere, insomma, Osvaldo e Llorente insieme, no? Io non so, vado a memoria, non so se abbiano mai giocato, abbiano avuto mai la possibilità di aver fatto dei minuti insieme, ma non credo. Però sembrano molto 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 simili, no? Come, come sì. Oltre che come fisionomia di calciatore, ma anche come tipo di movimento che Conte sta tentando di far capire ad Osvaldo, insomma, lui deve fare lo stesso movimento, lo stesso gioco che fa Llorente. Quindi credo sia un po' più corretta la scelta del 4-3-3, anche perché ricordiamoci che il 4-3-3 è il modulo della che ha, anzi il sistema di gioco che ha in testa Antonio Conte, cioè è il quello, sistema di gioco che lui vorrebbe fare qualora rimanesse alla Juventus anche il prossimo anno. O modulo comunque, europeo per crescere europeo. È il sistema di gioco che lui voleva fare proprio all'inizio della sua esperienza in bianconero, quello va ricordato sempre, ma la Juventus però sul mercato non ha mai avuto l'opportunità di andare a prendere uno o due, insomma, esterni di attacco. È vero. Anche se adesso poi non sto vedendo, in realtà se tu metti Tevez al posto di Giovinco con Llorente e Isla e fai Lichtsteiner, ora io in non difesa, so, non so quale sarà la formazione, insomma non so qual è Llorente, Giovinco e Isla danno sulla danno, però in realtà è anche 3-5-2 può fare. In ogni caso allora non è un 4-3-3 puro, sì, è un 3-5-2 che con Isla insomma può trasformarsi in un 4-3-3, ma non è un 4-3-3 puro, non è un 4-3-3 classico. Non è puro assolutamente, no. 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 Comunque, dall'altra parte ci sarà, ripeto, un Borja Valero secondo me molto motivato, perché poi sì, queste cose ti danno, non lo so, da una parte... Anche secondo me ci avrà tante motivazioni, come ce l'avrà Matri pure, tante motivazioni. Matri, ecco, no, e per questo anche non capisco anche la rinuncia a Osvaldo da parte della Juve, che secondo me ne avrebbe, visto che è uno che sarebbe un ex, di fatto. E quindi sì, vabbè, ma ha lasciato troppo poco a Firenze, sì, insomma. Esatto, non ha lasciato... Ha fatto tipo un super gol, proprio con la maglia della Fiorentina, alla Juventus. Osvaldo fece un gol a Torino nell'ultima vittoria della Fiorentina a Torino nel 2008 di testa. Ah, di fece testa, un gol di rovesciata. Sì, fece un gol di rovesciata al Torino, dove regalò la qualificazione in Champions League alla Fiorentina, a discapito del Milan. Perfetto, al Torino quindi, ok, se no di testa alla Juve, vedi la rovesciata al Torino, grande memoria storica di Mario. Napoli invece che fa? Napoli è tosta. Secondo me il Porto non è più il Porto delle passate stagioni, però è tosta secondo me, dipende molto da come la prenderà il Napoli, dipende molto da come la prenderà il Napoli. Benitez è un uomo di coppa, il detentore tra l'altro dell'Europa League. Secondo me adesso è il momento di far uscire la vera personalità di Benitez, la vera personalità di questa squadra, e tentare di capire se loro credono realmente all'Europa League come un obiettivo concreto. Sì, è ovvio che io avrei preferito il Napoli anche perché Francoforte, squadra molto più debole del Porto, ma secondo me il Napoli, approfittando anche del fatto che la prima partita si giochi in trasferta, insomma può sicuramente avere le possibilità di qualificarsi. Non so, gioca Jackson Martinez, però gli altri sembrano quelli con cui giocherò io stasera a calcetto, cioè, ci vediamo alle 21, sì, Sandro, Alex, Fernando, Danilo, Edoardo, sì. Se vediamo stasera al dribbling anche alle 9, esatto, vabbè. Sì, molti tra l'altro sono nella fase calante, diciamo, di discesa, tipo sì, Fernando, calante. Che sì, se ne parlava Fernando, tanto, anche Fernando se ne parlava come fosse uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Poi alla fine non l'ha mai preso nessuno. Io credo che questi giocatori, che quando se ne parla tanto e poi alla fine nessuna grande società stringe, c'è qualcosa che non va. Come Rolando. Avete visto, infatti. Avete visto. Rolando era un buon difensore a un certo punto della carriera, alla fine è rimasto al Porto, poi è andato al Napoli, ma non ha brillato con Napoli. Adesso all'Inter sta dimostrando di essere un discreto giocatore, ma non il fuoriclasse che di cui si parlava, di cui chiedevano 30 milioni di euro per Rolando tempo fa. Quando l'ha chiesto, sì, quando l'ha chiesto anche la Roma, 15, 30 18. 30 mi sembra eccessivo, 20, sì. 18, 20. Sì, sì. Beh, poi con la Roma, insomma, i prezzi sono sempre un po' così, sì. Comunque. Stiamo parlando di mercato? Vi state addentrando su questo? No, beh, insomma, ma è Porto-Napoli, anche per vedere le possibilità dei partenopei. Ah, è Porto-Napoli?
Niente, il grande umorista, ma insomma, ma dico io. Ma sai che oggi cosa mi sono scordata di fare? Oggi è giovedì, io mi sono scordata di chiamare Pelosi. Vabbè, ma questa è una roba terribile. Vabbè, ma lei, ma che conduttrice è? Ma questa, ragazzi, è una cosa terribile. No. Prova a farmi uno squillo a Luca, Riccardo, per favore. Questa è Radio Verità. Dopo mi, così, ecco, mi confesso in diretta. È stato un flash tremendo. Mi sono persa la settimana. Scusatemi, è giovedì. Adesso sto invitando la regia a provare a contattare Luca, anche se non l'ho avvertito. Sì, vediamo se sarà con. Che è vero, devo se fare. Se io dicessi a Mario la motivazione, poi vale, ma non voglio dirla. Non c'è una motivazione, voglio dire. Da io loro ho scritto stamattina alle 8, come al solito, insomma, molto prima, capisci, di fare tutto. Ciò che ho dovuto fare, eppure niente, ho proprio ho avuto un bug e ho dovuto fare delle commissioni, come in telefilm si dice così, giusto? Ho dovuto fare delle commissioni. Ma hai sentito un telefilm che dice devo fare delle commissioni? Che lei guarda solamente i Griffin e fa bene, aggiungerei, perché anche io guarderei solo quelli, però se lei guarda un telefilm, però se mi perdoni, penso che nessuno sceneggiatore, ma dai, anche nei film americani devo fare delle commissioni, che è una cosa ridicola. Ma immagina due poliziotti, ma non i poliziotti, devo fare delle commissioni, ma che frase è, copione. Ma non è un fatto copioso. Oppure i Simpson. Vabbè, lo Lisa. Chiameremo domani. Devo fare delle commissioni. Non è nei Simpson, sta. Infatti, un sacco di film. Comunque, vabbè, se non risponderò, lo chiameremo domani. Chiederò bene e gli offrirò un pranzetto prima o poi. Insomma, tanto non ci viene mai a trovare. Quindi Mario? Comunque, sì. Balotelli. Ah, ecco. Mario, oggi una valanga di critiche, tutti i quotidiani hanno riempito pagine su pagine proprio sulla bocciatura di Mario. Vi posso dire anche una cosa? Sì. Che ieri sulla prima pagina di Marca, un importante quotidiano spagnolo, stavo dando un'occhiata, c'era una critica ferocissima nei confronti di Balotelli, c'era un titolo, il vero fallimento del calcio italiano è Mario Balotelli, una critica ferocissima quindi anche all'estero, dove di solito Balotelli, siccome comunque con la nazionale nell'ultimo europeo, nel 2008, anche nel 2012, fece abbastanza bene. Aveva una stima, aveva una stima importante. Sì. Adesso credo che anche al di fuori dei nostri confini stiano capendo, insomma, che Balotelli, ecco, ha qualche problemino, insomma. Ripeto, secondo me non è un campione, forse non lo diventerà mai un campione Balotelli, però insomma le critiche in questo momento sono giustificate dai dati oggettivi, dal rendimento, cioè non dobbiamo e non possiamo nasconderci e neanche lui può, tra virgolette, arrabbiarsi se la stampa o chi per noi. Ma il passo avanti, Mario, è che adesso finalmente viene criticato per quello che fa in campo, ma quello sicuramente per... Quello sicuramente, ma questa è una critica che va fatta a noi invece, perché noi siamo e dobbiamo criticare e valutare soltanto quello che succede all'interno del campo, insomma. Non oggi è che siamo la Gazzetta amici titola... di Balotelli e consiglieri di Balotelli che per possiamo carità. Permetterci di... Per carità. Di... hai capito? La Gazzetta titola sotto accusa, allora ci sono le figurine di Berlusconi, il presidente, l'erede dell'EDB, la D... Gagliani, l'allenatore Seedorf e la star Balotelli. Percentuali sì, di colpe, percentuali sì. Partendo ovviamente sono 5, quindi 20 chi più chi meno. Notare come non ci sia la figura di Gagliani. C'è. No, c'è la figura di Gagliani. Ho sbagliato forse. Presidente Berlusconi, re delle DB, la D Gagliani, l'allenatore Seedorf e la star Balotelli. Sono 5. Per me l'hanno messi in fila con le responsabilità, anche se Gagliani forse lo metterei. Come sono le Io metterei ultimo come responsabilità Adriano Gagliani. Io pure. È l'unico che infatti con quanto? 5%? Io darei un 5% o 10% a Gagliani. 10%, quindi è un tesoretto è maturato un tesoretto del 10% partendo da base 20 per gli altri. Comunque in una situazione complicata. Non hai capito. No, non ho capito. Io dico, ma stai cercando di fare sentendo. Un discorso serio, Grasselli no, è un idiota e sta facendo fare una cosa dei giochi di ruolo. E ho capito, fallo parlare tu intanto. Scusa, metti le proporzioni. Mario. Ah, se non si capisce che nulla. Che in un momento, forse il momento più basso dal punto di vista economico per il calcio italiano e per il Milan stesso, Gagliani ha tentato, ecco, di mettere delle pezze qua e là. Nonostante le critiche all'inizio sull'arrivo di alcuni giocatori, secondo me Rami, Tarabd, Onda sono dei incredibili, sono dei buoni perché mi è caduto che una stai cosa. Facendo? Cosa? Sono dei buoni giocatori. Ci sono state delle operazioni alla Milan tipo Essien, che a me non piace come giocatore,
ma è un'operazione quella voluta molto da Seedorf, che può essere un'operazione, insomma, non dico di marketing, ma comunque sai, questi grandi ex giocatori sul viale del tramonto che speri sempre che ci hanno provato, doveva fare due partite Sien, doveva fare, era toppate, va bene, però ci hai provato. Quindi io credo che poi quanto siamo? 10% Galliani, quindi ci sono, partendo da base 20% perché sono 5, quindi per arrivare al 100% hai maturato un tesoretto del 10%. Che poi... E poi abbiamo il primo responsabile per te, chi è? Il primo responsabile? Sì. Il primo responsabile in questo momento io credo sia la società, i vertici alti della società. Quindi mettiamo un 30% lì, questo 10% lo spendiamo lì. Sì. Parliamo di Berlusconi. Sì, nel caso di Berlusconi, società, presidenza, insomma. Sì, io parlerei della famiglia Berlusconi in questo momento, che ha, per carità, ha voluto rischiare, no? Mm-hmm. Dando fiducia a Clarence Seedorf, non fidandosi forse di un allenatore, perché secondo me è un allenatore ed è molto bravo e lo ha dimostrato, già fatto in casa, amato dall'ambiente come Clarence, come Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, infatti, non male. E poi di conseguenza in mezzo ci sono le colpe dell'allenatore e le colpe della star, delle star. Della quindi star. Vediamo se posso riassumere il suo pensiero con queste percentuali. Poi le chiedo anche una cosa proprio su Seedorf, l'altra domanda che ci si pone oggi. Berlusconi 30%, sì. Barbara Berlusconi Silvio 30%, Barbara Berlusconi 30%, quindi totale società 60%, Galliani 10%, quindi società comunque 70%, Seedorf 15%, Balotelli 15%. Sì, ci siamo. Perdo ci può stare. Seedorf, si chiedono se sia invece che non un grande allenatore, ma magari potrebbe essere un grande dirigente. Se fosse piuttosto un gran dirigente tipo Leonardo. Sì, secondo me sei d'accordo. Secondo me sì. Sono d'accordo, secondo me potrebbe diventare un grande dirigente, anche un discreto direttore sportivo, secondo me. O un direttore tecnico, ecco. Però, insomma, in questo momento la parabola è molto simile, anzi forse un po' più negativa di come lo è stata quella di Leonardo. Vabbè, quindi insomma sarebbe. E poi che quando il Milan non va, insomma, poi Leonardo ha capito che il suo ruolo non era quello di allenatore, certo, da campo, ma era quello di dirigente. Tra l'altro, di Anna Bilo. Lo compie in maniera molto. Lo fa in maniera molto. Ma Leonardo che sta facendo adesso? Non lo so che sta facendo. In questo momento è disoccupato. Nel senso. Però disoccupato non come ce ne sono tanti in Italia, nel senso disoccupato, certo. Gold, però insomma vediamo se avrà l'opportunità di avere qualche altra non panchina ma società. Ripeto, ci sono queste figure di questi ex calciatori che secondo me sono molto più adatti a fare il dirigente che l'allenatore, nonostante nella loro carriera da calciatori Sembrava un allenatore in campo perché ma magari erano dirigenti era di fatto in campo. Non si è mai detto un dirigente in campo. Comunque quando il Milan va così e così, qual è la voce che riecheggia? L'intervista che leggi sempre ogni volta, spesso sulla Gazzetta dello Sport? Non lo so. Quella di Arrigo che ha la ricetta puntualmente, ha esattamente in testa quello che non va. Saggio ed esperienza, sì, comunque. Sì, però ogni volta il Milan qualunque. Non va, Sacchi, Milanello deve tornare a essere un'officina. Vabbè. Comunque, il mercato rossonero, ormai stiamo parlando solo di Milan, ci sono dei dubbi che riguardano il futuro perché leggiamo di un possibile via libera all'operazione Alex, che non è certo, sì, insomma, una... Sì. Come dire, non è che ti dà l'idea di una rifondazione, ecco. Sì, Alex, come no, è un obiettivo del Milan, è un obiettivo importante, è un buon giocatore, però il Milan ha più che una mano, secondo me, su Alex. E potrebbe essere il primo tassello, insomma, di una ricostruzione, ma di una ricostruzione graduale, di una ricostruzione, non dico lenta, ma neanche, non aspettiamoci. Mario, miracoli, ma certo. Rami è... È un prestito, è insomma un'operazione che poi lo... La mia è un prestito con diritto di riscatto, stanno stabilendo la cifra del riscatto così come per... Per Tarabt.
Parat, però credo che il Milan sia molto soddisfatto di Ramy e credo che possa, come per Parat, credo che alla fine lo possa riscattare. E secondo me, insomma, è un, sai, il prossimo anno, qualora non avesse il Milan le competizioni, certo, europee, insomma, Ramy sarebbe il titolare della difesa del Milan. No, pensavo Ramy Alex a questo punto, sarebbe che coppia, sì, eh? Sì, sì. Ah, buona, ripeto, buona, sai, sempre per... Bisogna fare sempre i conti con il nostro campionato, secondo me è una discreta coppia, non tra le prime coppie del campionato italiano, però, ecco, ad esempio, se, rispecchiando i valori che ci sono in questo momento, Castan Benassia è la prima, poi la Juve, diciamo, vabbè, va a pacchetto, sì, blocco, quindi... Blocco Juve, ecco, sì, è impossibile calcolare i tre della Juventus, cioè farne due, scindere da tre a due. Poi sai, non ce ne sono di altre fortissime, quindi già due innesti, l'innesto di Alex con un giocatore rodato, forte fisicamente, come Ramy, potrebbe diventare una coppia di difesa interessante, molto interessante. Si sono accorti che, so che siamo in chiusura, Vale, se non mi riprendo, no, come ieri. Si sono accorti che manca maledettamente in portiere anche? Sarebbe, sì, ora, sì. Sì, perché lo sta assolutamente cercando, cercando un portiere. Si era parlato di Agazzi, anzi molto probabilmente sarà Agazzi il portiere del Milan del futuro. Vediamo poi quali saranno le scelte dello stesso Seedorf o... punto interrogativo, oppure sì, Pippin, Zaghi, Spalletti, sì, questi sono, ecco. Perin, insomma, sono questi i nomi che girano intorno al portiere del Milan, considerando il fatto che comunque Abbiati non è che lo prendono e lo mettono alla porta. Abbiati è consapevole del fatto che a un certo punto della sua carriera lui dovrà adattarsi al fatto di fare prima il secondo, poi fare il terzo e poi fare il preparatore dei portieri, perché questa almeno è l'idea che aveva Adriano Galliani. È chiaro che poi le cose possono cambiare in maniera vertiginosa. Si, no? Sta faticando, sento morire, che è arrivato, stiamo proprio a sfruttare estrema. Una maratona oggi. Io ce l'ho l'ultima. Quanti anni avremo quando leggeremo convocazioni nazionali del CTX portieri Bardi, Perin, Scuffet? Allora, quanti anni secondo avremo? Me, guardi che manco troppo, secondo me. Manco troppo, cioè non è che dobbiamo pensare alla pensione, anzi, guarda, allora, Bardi, Perin, secondo me li vedremo uno dei due all'Europeo in Francia. Scuffetto sarà il titolare della nostra nazionale per i prossimi 20 anni, molto bene, forse anche 30. Infatti, io lo auguro per lui, perché io non ho, difficilmente, lo ripeto, già l'ho detto, mi sa, con te, Flavio, sì, e con Vale. Difficilmente avevo visto un ragazzo del 96, poverino, questo ha ancora i brufoletti da ragazzino, è una cosa incredibile. Gira col motorino, collo, che è il record europeo. No, dai. No, è vero. Ma l'ho scritto anche su Twitter, quindi lo posso dire per radio, tra l'altro stiamo scherzando, non è che meraviglioso. Ma è fortissimo, a me dà una sicurezza incredibile. No, tra l'altro ha messo in panchina uno come Berkic, capito, che è un buon portiere. Esatto, è tutto dire, quindi viva le nuove leve, se sono di qualità, sì, sì. Viva! È del 96, io leggo un ragazzo del 96, mi fa paura leggere la data del 96 a me. Pensa a me, capito? No. Sempre peggio. Oggi comunque Morgan De Sanctis, visto che eravamo in tema di portieri, sarà in uno dei centri commerciali di Roma a firmare autografi questo pomeriggio alle 17.45. E ospite, dove sono appena stata io, pensa. Lo diciamo, Da Vinci. Sì, lo posso dire, al parco commerciale 17.45, così. Esattamente. Insomma, diciamo, perché sennò uno gira, esatto, per tutti i centri commerciali, pensa che brutta giornata può essere. No, ma che stai scherzando, pomeriggio alle 6:15, all'inferno, al parco commerciale Da Vinci, penso Scarpamondo, tanto lo sanno tutti. Insomma, vabbè, non si può dire, sia stato scritto sui siti. Si può dire, penso proprio di sì. Infatti, io prima ho pizzato l'orecchio, sarà qui, invece no, arrivava tardi, sono dovuta tornare indietro. E vabbè, purtroppo, Mario, grazie di essere stato con noi. Domani cercheremo di avere anche Luca Pelosi in collegamento. A domani. E ti disturbo la giornata. Un grande collegamento, anche perché Flavio dobbiamo parlare anche di fantacalcio. Io sono già pronto. Hai capito? Quindi, insomma, molto bene. Il suo pronostico. Evviva. Bene, sarà fantacalcio domani, tutto molto bello. Arrivederci. Grazie a Mario Giunta.